Abbiamo letto poco fa la lista dei convocati, non c'è nemmeno Pisano. Insomma, anno nuovo, problemi vecchi per quanto riguarda gli infortunati. Ma vabbè, in un contesto generale abbiamo recuperato tanti infortunati. Il problema è che aumentando i carichi probabilmente qualcosa paghi. Però direi che tutto sommato è una cosa abbastanza leggera, stamattina abbiamo provato e preferiamo non rischiarlo per niente, vedere l'entità del malanno. Per domenica comunque c'è un'altra partita, quindi noi dobbiamo essere pronti anche a quella sfida. Insomma. Come si può fermare questa Juventus lanciatissima? Beh, la ripresa del campionato è sempre abbastanza difficile per tutti. Noi contiamo che sia un pochino che sbagli qualcosa, che ci conceda qualcosa. Certo che la partita la farà la Juve, questo mi sembra una cosa logica. Noi dobbiamo essere bravi a soffrire sul campo, mettendo in campo quelle che sono le caratteristiche che una squadra come la nostra deve avere, cioè temperamento, voglia, aggressività, essere convinta di quello che fa, soprattutto di sfruttare magari qualche piccola concessione che magari la Juve ti può fare, perché poi in senso del calcio è anche coraggio di affrontare in una certa maniera, credere nelle possibilità e sfruttare quello che una grande squadra poi ti può anche concedere in 90 minuti. Emanuelson ha detto ieri, insomma, se il mister me lo chiede io rispondo di sì, sono pronto, però sì, forse è ancora un po' prestino. Potrebbe... Sì, no, ma è per quello che viene a Torino, è pronto, ma penso che lui abbia bisogno un po' di lavoro, un attimo, di assaporare anche delle situazioni non di partita intera, di avere magari la possibilità di entrare in corsa in questo momento. Poi sappiamo che lui è un giocatore di grande qualità, ci può dare una mano, è motivato e quindi da questo punto di vista siamo convinti che il suo arrivo ci porti la qualità che tante volte manca a noi in uscita, tante volte manca magari l'appoggio giusto. Però lui è un giocatore che, accettando Verona, ha accettato anche una sfida contro se stesso, si mette in competizione, ha voglia di arrivare a tornare quel giocatore importante che era, e noi di questo siamo convinti che lui possa tornare a essere un giocatore importante. Può essere arrivato il momento di vedere dall'inizio Toni Pazzini, o magari la partita con la Juve non è quella, diciamo, ideale per vedere questa coppia dal primo minuto? Diciamo che la condizione di questo momento qui non è ottimale come concetto di partenza, però lo portiamo via, non si sa mai nella vita quello che può accadere. Adesso dobbiamo pensare che la Juve è una squadra molto concentrata, molto forte in mezzo al campo, uomini di grande caratura, dobbiamo pensare anche ad avere una scrematura importante per far respirare anche un po' chiave difensiva. Io penso che Luca e Toni possono giocare, anzi sono convinto che il futuro del Verona sarà comunque Pazzini e Toni. Ecco, dal punto di vista del lavoro, che cosa ti aspetti domani? Cioè, del vedere subito miglioramento. Qualcosa? Miglioramento, abbiamo lavorato, è già un mese adesso che lavoriamo assieme. Qualcosa si è fatto, qualcosa vedo che c'è qualche miglioramento in campo anche strutturale. Non solo sa vedere la squadra che impone il proprio gioco, non solo sa avere una squadra che poi domenica dovrà un attimino subirlo anche. Però noi contiamo che nel subirlo abbiamo anche delle armi per poter far male, e quindi puntiamo su quello. Aspetto dei miglioramenti sul fatto tattico, sul rendimento fisico e sull'aggressività, che deve contraddistinguere poi il nostro cammino da qui a maggio. Rispetto a 15 giorni fa, insomma, cos'è cambiato in generale? Dico, non solo la forma fisica, ma in generale. No, non è cambiato niente. I risultati hanno dato un po' di credibilità. Vedo che, parlando dell'ambiente dell'Hellas, i tifosi credono in noi. Questo è qui un passaggio importante, aver modificato l'atteggiamento dei nostri sostenitori, che per noi sono importantissimi. E anzi, l'esodo di domani io li ringrazio, perché dimostra proprio un grande atteggiamento di credibilità verso di noi, e noi faremo di tutto perché questa credibilità non venga buttata via, al di là poi del risultato che può accadere. Però la credibilità di noi deve essere quella dell'impegno profuso sempre, di credere che noi e loro possiamo fare qualcosa di importante. E questo binomio l'ho sempre detto dall'inizio, noi dobbiamo sfruttare questo e dobbiamo farci rispettare sempre i nostri tifosi per quello che facciamo sul campo, comunque vada il risultato. A centrocampo spazio greco, visto che Viviani... Sì, spazio greco, abbiamo il greco, Alfredson, abbiamo Junita, abbiamo tutti i giocatori che hanno esperienza, non è che abbiamo giocatori tutti bambini, insomma, no? Chi gioca in nazionale svedese, chi gioca in internazionale, quindi anche loro sono ragazzi che sanno lavorare bene, sanno stare in campo, abbiamo delle nozioni che secondo me per loro saranno utili
per domani, e speriamo che tutto il campo, poi Juventus permettendo chiaramente, ci possa essere concesso, perché poi non dobbiamo fare calcolo su una squadra che ha 7 vittorie, ha trovato un equilibrio tattico importante, ha ripreso una marcia di credibilità interna e esterna fantastica, quindi quelle lì sono cose che danno grandi garanzie di risultato. Noi cerchiamo di fare la partita che dobbiamo fare con onestà, sapendo le difficoltà che andiamo ad affrontare minuto dopo minuto, però dobbiamo sapere anche che secondo me abbiamo delle armi per poter anche dare fastidio, e lì dobbiamo fare attenzione a sfruttare tutto quello che la Juve concede.